molto precise e richiedeva delle scelte precise. Si camminava per i giorni e le notti, per colline e per strade non ancora decise. La Casa Rossa ci aspettava la sera per sistemare una questione di sguardo. Da quel momento in poi agli appuntamenti si era imparato a non giungere tardi. La gioventù non è questione di anni, ma piuttosto di sassi nel cuore. Se c'è una fionda si può sempre tirare e rompere i vetri espropriando l'amore di una città fatta a ingiallire sui muri da manifesti contro una galera, a tacchinaggio contro la malattia, per la libertà e specialmente di sera. Specialmente di sera può venire in mente il rito noioso della sopravvivenza, che ha più fiato di noi e risparmia alla gente l'insonnia in cambio dell'indifferenza. La situazione adesso è molto scontrosa, non chiede nulla ma si prende qualcosa. E ci incontriamo quasi solo di notte con degli occhi che spesso ci riportano a casa. La Casa Rossa è ormai vuota da tempo, appannati gli specchi, più pesanti gli sguardi. Gli appuntamenti sono spesso saltati, ma è possibile che sia troppo tardi. La gioventù non è questione di anni, ma piuttosto di sassi nel cuore. Se c'è una fionda si può sempre tirare e rompere i vetri espropriando l'amore di una città fatta a ingiallire sui muri da manifesti contro una galera, a tacchinaggio contro la malattia, per la libertà e specialmente di sera. Specialmente di sera può venire in mente il cancro terribile dell'indifferenza, che è più sano di noi e sta rubando alla gente la vita in cambio della sopravvivenza.